Ciao amici, eccoci presso Calascibetta e andiamo a visitare la necropoli di Realmese. Forza, Ciao andiamo! ragazzi, ecco delle cave di pietra. E in fondo su questa montagna c'è la necropoli di Realmese. Ecco il sentiero, tutto pieno di disi. Ecco una delle pareti proprio piena di grotticelle, di tombe a grotticella, che segue proprio la montagna. Infatti qua c'è un camminamento in salita graduale e le grotticelle sono a portata di mano. Dopo le prime piogge, ecco cosa è venuto fuori, cosa è spuntato. Guardate che bei fiori. Ecco una delle tombe a grotticella, molto piccola. Sicuramente poteva contenere poche sepolture. Ecco una grotta di dimensioni maggiori. In qualche modo ricordano pure le grotte di Sant'Angelo Muxaro. E qua accanto una grotta ancora più grande. Eccola. Sicuramente è diventata una zona di riparo per i pastori e per il gregge. Molto grande. Ragazzi, se guardate bene in fondo si intravede la cittadina di Calascibetta. Il profumo di timo selvatico veramente riempie le narici. Bello passeggiare con questo profumo. Questa è veramente minuscola. Spesso le grottigelle sono in comunicazione l'una con l'altra e quelle di sopra sono costruite su quelle di sotto. C'è un tetto che è il tetto di quelle di sotto che diventa il pavimento delle tombe di E sopra. anche una necropoli adibita a ricevere i morti può far fiorire la vita. Ed ecco una grotta con panchina esterna, bellissima, probabilmente adattata da qualche pastore al ricovero. La necropoli di Realmese presenta due diversi periodi di costruzione, il primo nel IX secolo a.C. e il secondo nel VI secolo a.C. La prima campagna di scavi venne effettuata nel 1949 nel 1950 dall'archeologo Luigi Bernabò Brea, che trovò diversi reperti, ceramiche, coltellini, anelli, orecchini e fibule che oggi sono esposti nel Museo Archeologico di Siracusa.
Sicuramente nei pressi della necropoli c'era un villaggio siculo che non doveva essere tanto piccolo a giudicare dal numero delle grotte presenti. Ragazzi, stiamo parlando di 288 tombe. Ecco quello che succede in natura: dallo sterco viene fuori un bel fiore. Non chiedetemi cos'è, forse mirto, ma non ne sono sicuro. Ecco il fico che si è riappropriato di una zona ombreggiata dentro la grotta. Sembra grande, entriamo. È bella comoda. C'è una bella acustica. Dopo aver assaporato la frescura in grotta, usciamo. Ed ecco il magnifico paesaggio con le tombe a grotte. Eccoci alla cava. E qua finisce la cava. Queste grotte rivelano la vocazione rupestre di Calascibetta.